Abbiamo convocato questa conferenza stampa con il sostegno anche della segreteria regionale del Partito Democratico perché chiediamo che l'università torni al centro dell'operato della giunta regionale. Così non ci sembra. Noi abbiamo delle proposte relative alla copertura totale delle borse di studio, relative all'accessibilità degli spazi sia di competenza degli atenei che di altri enti pubblici, relative ai trasporti. Le corse devono tornare ad avere al centro le sedi universitarie e relative all'assistenza sanitaria di base. Noi chiediamo che gli studenti fuori sede, soprattutto quelli provenienti da fuori regione, possano trovare un'assistenza sanitaria di base organica all'interno della regione Abruzzo e per questo porteremo queste proposte nei confronti della Giunta che speriamo possa ascoltarci, soprattutto sulla questione delle borse di studio, che è una delle questioni che è più a Certo. cuore, ci sta più a Ci cuore. sono le risorse per tutto questo? Le risorse ci sono, e parleremo anche di visioni in relazione al PNRR, faremo delle proposte concrete relative soprattutto al settore dei trasporti. Ma voi una ricetta vostra ce l'avete? La nostra ricetta è appunto cercare di sfruttare le infrastrutture che sono già esistenti. Ammodernandole e diciamo regolando i trasporti in funzione delle sedi universitarie, perché lo studente, anche quello non abruzzese che viene a studiare nelle università abruzzese, deve sentirsi coccolato, deve percepire un elevato livello dei servizi. Oggi non è così. Oggi la Giunta non ha messo al centro, non ha messo l'università al centro del suo operato politico.